Ne regalano tante di belle canzoni gli Alemanda, ma Gira Gira cadono sempre sui Beatles, che mi sembra una canzone condivisa da tanti. Sì, vogliamo anche prima da me dice una voce celebre. Infatti volevo prima di scoprire le voci presentare Glauco Onorato e Pino Locchi, che sono i nostri ospiti di oggi, e con loro parleremo di doppiaggio, in sintesi. Cioè, sono due attori che, come giustamente bisogna essere quei attori per fare i doppiatori, che prestano la loro voce a personaggi famosissimi che abbiamo sentito e che scopriremo, che ci diranno anche loro stessi nella nostra chiacchierata. Allora, dicevo, innanzitutto parliamo da qui. È giusto essere, è quasi indispensabile essere un attore per fare il doppiaggio? È indispensabile, no, probabilmente. È la prima cosa. È il fondamento, base. Il doppiatore è un attore che si è dedicato al doppiaggio. Ecco. Questo perché bisogna interpretare, a volte anche riuscire a colmare magari qualche carenza a livello interpretativo da parte. Sì, se l'attore... Non si parla di grandi attori, si parla... Attori bravi da doppiare non c'è problema, insomma. È difficile quando l'attore da doppiare è un po' scarso. Certo. Glauco Onorato, senta, quali personaggi sono nati con lei come doppiatore? Ma proprio nati obiettivamente forse soltanto uno, che è quello più, diciamo, più popolare per quanto riguarda soprattutto il nostro mercato italiano, ed è Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer. Quindi Bud Spencer, cioè lei doppia Bud Spencer, sì. Ha doppiato Bud Spencer, mentre abbiamo anche Pino Locchi ha doppiato sino a qualche anno fa, fino a 2 anni fa, sì. Terence Hill. Abbiamo ricostituito la coppia, sì, quindi. Sì, adesso coppia. Ha cambiato invece voce? Ha cambiato voce. E ha scelto una voce più anziana? Sì, più anziana. Più anziana della sua. Infatti, no, ma è vero. È il contrario, ha scelto una voce più leggera. Ma invece risulta più anziana, com'è la cosa? Nell'intenzione era di scegliere la voce più giovane, poi in effetti ha scelto soltanto... Sto vedendo arrivare... Rettore! È lei! Doppia Schwarzenegger! Sì! L'abbiamo detto! No, ancora! Lino Ventura! A quello stavamo dicendo! Ma tu, Rettore, tu come mai sai tutte queste cose? Vuoi scrivere? Siedi con noi, siedi. Scusate, Maciotti, siete, troviamo no, un'altra no, sede. No, tu stai, non ti bene, io me ne vado. Scusate, come a casa. No, no, stai, sono bene. Grazie. Allora, siccome lui mi ha tirato un bidone, no? C'è che no. Spiegati bene, in parole... No, nel senso che mi ha lasciato così, invece poi ho recuperato benissimo, perché sono venuti ospiti Ludovica Modugno e Angelillo, Gigi Angelillo. Sì, perché tu... Diciamo, dove? È una trasmissione. Diciamo, Rai 1. Tu fai una trasmissione radiofonica. A lunedì, dalle 14 alle 15. Esatto. Lui è venuto. Una trasmissione sul doppiaggio fa Rettore. Parla, fai sentire la tua voice. No, ma che poi faccia sentire? Allora, mamma mia. Beh, così... Però lui, devo dire, sì, che per telefono mi ha sconvolto, nel senso che parla tutto come James Bond. Ma non è vero. Infatti, allora aspetta, scopriamo come scopriamo si sveglia subito la mattina. Scopriamo se parlo con Roger Moore, non so se parlo con Sean Connery, non si sa. Allora, scopriamo le carte. Allora, Pino Locchi ha doppiato Sean Connery, doppia Sean Connery. Cioè, Tony Curtis. Cioè, sono i miei fratelli, Tony Curtis, Belmondo, Sean Connery e l'altro, non lo ricordo mai, che è un amico mio carissimo, Tony. E Sidney Poitier. E Sidney Poitier. Cioè, siamo nati insieme. Cioè, Tony Curtis. Cioè, siamo nati insieme. Abbiamo fatto la carriera insieme. Io da doppiatore, loro da business. Una domanda tecnica, signor Onorato, ma quando si dà si la voce. Si chiama Glauco. Glauco. Sì, ma signore, poi dai, sì, signore, senza. Ma perché poi lui è un compagnone, un ragazzone. Lui non può dargli del lei. Ma non c'è niente di ma signor posso... Glauco. Ma lei si chiama come un preside universitario, signorina, scusi, come faccio? Ma scusi, ma signorino Fabio fa. Vede, signorino, sta bene, è carino. Forse non ti verrebbe da dargli da lei dopo averlo sentito doppiare l'orso Balù nel libro della giungla. È vero, lei ha doppiato l'orso Balù. No, l'orso Balù l'ho doppiato io. Lei invece nei cartoni animati cosa fa? Carica del 101. Ma io ho doppiato sia Carica del 101. Ah, il cane. Esatto. Uno dei cani, ho doppiato. Era uno dei cani. Era uno dei cani. No, recentemente ho doppiato questo un film di Walt Disney che si chiama L'Investigatopo, dove era la storia di Sherlock Holmes vissuta da dei topi, no? E il personaggio del cattivo, il topaccio cattivo che ne faceva di tutti i colori, perché spesso e volentieri, avendo io una voce abbastanza profonda, mi fanno doppiare ruoli se non di duri, anche di cattivi. Sì, e allora facevo questo antagonista di un film di Walt Disney che
uscito l'anno scorso, si chiamava Basil l'investigatore. Sì, sì, ma questa voce è plasmata o è così da sempre? No, no, è proprio così, romana da sempre. Cioè quando aveva sei anni già parlava. Ti spiego una cosa, per telefono, così, quando chiami lui? Sentono tutti, sì, perché ha una voce talmente vibrante, cioè certo, sono i coni del telefono che fanno brrrr. Anche perché è sordo tra l'altro. Ma come? Sì, infatti la sentono tutti meno io. Dicevo si prima, parlava di questo programma direttore, un programma sul doppiaggio addirittura, il che mi fa pensare, forse mi sbaglio, che il doppiaggio lui non si parlava fino a un po' di anni fa. Sia forse un mestiere di moda oramai. Ma devo dire che c'è una certa così rivalutazione, sì, o riconoscenza. Sì. Ma cominciò col successo di 07. Mm. Con 07 i primi giornali. Cioè, ci manca uno zero, 007. No, no, la accorciamo. E hanno cominciato a parlare del doppiaggio. Prima di allora non si parlava del doppiaggio. Non è che ci farebbe la. Il mio nome, cioè, è Bon. Il merito vuol dire che è tutto tuo, Pinolocchi. No. Lo posso? Abbiamo la voce simile. Possiamo richiamare l'attenzione posso su questa cosa che abbiamo sentito forse questa frase, noi vicini. Questa frase storica, come il dado è tratto, come qualunque altra cosa. Ah. Siete pronti in studio? Siete pronti in studio? Proviamo, no, scusa, io posso perché io sono sì, più esperto. Prego. Scusi, ma lei chi è? Il mio nome? Il mio nome è Bon. Beh, stupendo. E il James che è importante, certo. Esatto. Quindi, specifica. Tony Curtis, le varie serie, attenti a quei due, Tony attenti Curtis. Attenti a quei due. Attenti a quei due con Cesare Barbetti. Ciao con Cesare Barbetti. Sì, Cesare Barbetti anche. Sì, lo adoro. Roger Moore. Mario De Angelis, perché poi ci sono le coppie. Lei sa tutto, sai. Sì. Allora io do del lei adesso a Pinolocchi, invece do del tuo a Glauco. Perché volere del lei? Per volere della lettura. Perché ha detto, no, anche a lui. Anche se la lettura si pronuncia. No, ma però poi, dopo, insomma, quando verrà ospite, non avrà il turno di doppiaggio, perché lui deve partire in Thailandia. Capito? E adesso l'ho trovato perché io sono un castigavanti. Devo andare a riposare, sto male. Cosa stai male? No, sono stato. Ma se sei bello, sì, come non, un non fiore, facciamo cioè, così, non facciamo. Parliamo di doppiaggio, perché qui. Parliamo di doppiaggio. Glauco, ma quando si dà la voce a un personaggio che diventa poi celeberrimo, sia il personaggio e la voce stessa del personaggio, è difficile dare la voce anche ad altri. Cioè, il pubblico si affeziona e dice, ma come, quella voce apparteneva a lui, adesso la sento. Rimane un attimo disorientato. È una questione di cooperative. No, per fortuna riusciamo a cavarcela lo stesso, perché altrimenti saremmo condizionati solo da quello. Certo. Naturalmente questi sono attori che magari fanno un film ogni due anni, e francamente, dato che noi doppiatori, anche se c'è un luogo comune di credere che siamo delle persone facoltose che guadagnano molto, noi guadagniamo pochissimo. Abbiamo delle paghe che risalgono al 74. Beh, non si butti giù così adesso. E quindi abbiamo bisogno di lavorare continuamente. Certo. Quindi, per carità, no, riusciamo, perché ci aiuta molto l'attore che doppiamo, certo, specialmente, certo, appunto, come diceva Pino, quando certo, questi attori sono di valore. Io, per esempio, doppio Anthony Quinn. Doppiavo Rino Ventura, doppio James Coburn, Lee Marvin, erano tutti attori talmente bravi loro in originale, sì, certo, noi avendoli in cuffia, perché sentivamo in cuffia l'originale, quando si doppia si usa una cuffia, sì, no? E loro ci aiutavano molto, perché, e poi istintivamente si è portati ad alzare o ad abbassare un po' il tono della voce a seconda di com'è la voce originale dell'attore. Ecco, prima avete detto che fra le vostre voci doppiate ce ne sono due popolarissime che non sono magari le più rappresentative. No, allora, Peppino ma sono Rinaldi e Amendola. No, volevo. No, siccome il rettore sa tutto, no, adesso io invito Glauco Onorato e Pinolocchi a cantare poi la canzone di rettore. Sì, lui la sa. Vediamo se sono preparati lui, loro. Lui è una cosa venuta, mi sono permessa, scusate, sono sempre cadente. Mi sono permessa perché io sono molto amica di Glauco, ma amica da. Cioè. Io ero una bambina, era l'unico che passava le serate con me a sentire le mie canzoni, che erano di una mortalità. Ma se sono asciutto venivo preparato anch'io, ma scherzi, ma no, erano sono le nato. Ma se vuoi non dire così, ma perché mi sto scherzando? Ma no, mi eviti questa possibilità. È nato, ma avevi. Non è vero, ero vicino a te, non lo sai. Il biberò. Stavi lanciando un altro invito. Volevo finire questa nostra chiacchierata con Pino Locchi e Glauco Mauri con uno scambio di battute. Disturbarlo, poveri. Questo ti sta bene. Siamo a 7 minuti, lo so, finiamo.
Volevo soltanto fare uno scambio di battute velocissimo. Come potrebbero fare i due personaggi popolari che avete detto prima, Bud Spencer e Terence Hill? Se Pinolocchio e Glauco Onorato sono disposti così gentili, un velocissimo scambio di battute. Noi chiudiamo gli occhi immaginiamo di avere... Prima di fare questo devi dire una cosa che è fondamentale, perché io ormai sono diventata una sindacalista. Sì. Lui fa parte di un gruppo, si chiama il gruppo 30, di un'altra cooperativa che è gestita appunto da Renato Izzo. Io non faccio parte del gruppo 30, per carità. CDC. Sì. Non facciamo casino. La signorina la fa meglio. Secondo me a casa non interessa questa cosa. Lei mi confonde con Tonino Accolla. Io non faccio parte del gruppo 30, assolutamente. Sono tutti personaggi del mondo del doppiaggio, lo spiego per chi sta a casa. Sono libero, libero come l'aria. Non lo sapevo. Ma siamo tutti liberi. Vogliamo invece finire con questa cosina, se siete d'accordo? Hanno bruciato la frittata. Ti ricordi? Una frasetta sulla partecipazione a Jinx di oggi, che ne so. Terence Hill e Bud Spencer. Non me lo ricordo più. Ma una cosa qualunque. Lo tenevi un pochino più su. Un pochino più su, sì. Allora che facciamo? Ma non lo so, che facciamo. Ma non si manca. Io sto con gli ippopotami. No, io ho fame. Io ho fame. La frittata, non lo vedi che l'hanno bruciata la frittata? Sto cretino. Bisogna spiegare che a quel punto c'era il cognac. Che facevano le crepes usette. Chi ha bruciato la frittata? Non si può fare il doppiaggio. Due voci evocative che avevano due personaggi di popolare che abbiamo voluto tanto bene, quindi ci ha fatto piacere di sentirle e vi vogliamo ringraziare. E soprattutto, chiedo scusa ancora per la gaffa di prima. Pinolocchi. Ciao, grazie rettore. Grazie veramente. Servizio da New York. Sergio Costa. Grazie.